Ciao ragazze, allora sono appena tornata dal lavoro e questo video è giusto per cambiare, mostrarvi i miei ultimi acquisti e dichiarare proprio pubblicamente che le mie finanze stanno quasi andando all'aceto, perché Simona non è che si poteva conservare i soldi che gli erano avanzati dal Cosmo Prof. No, adesso vi spiego. Allora, praticamente hanno aperto una nuova acquasapone grandissima nella mia città Salerno, a Torrione, dove lavoro, insomma. E praticamente fa papà, perché non mi va a prendere il dentifricio della Marvis, che solo acquasapone tratta, nei supermercati è difficile che lo troviamo. Ho fatto vabbè papà, vado. Cosa trovo appena entro con tutti gli stand di L'Oreal, Deborah, Debbie? Cosa posso trovare? Il New York Color, ovvero la linea economica della Rimmel, che ho cercato disperatamente e che non ho mai trovato, sia negli OVS né sia nell'Upim, e quindi mi si sono rimasta così. Non posso non comprare niente. Infatti Simona ha comprato. Questo è il Deplan, un secondo. Vedete? Un sacco di robine carine che poi mi sa che ci faccio un giro, anche perché nella palettina che ho comprato ci sta un rossetto. Speriamo che si vede. Questo rossetto qui, che è un prugna scurissimo, bello, davvero bello. Allora, ho comprato da Acquasapone questa palettina, che è un kit per gli occhi verdi, Green Eyes. E mi ha colpito perché, oltre ai quattro ombretti, vabbè, c'è la solita spugnettina che è lattice, non è spugna, è la preferisco, vabbè, con la scrittina New York Color. Strano, non sto mettendo più a fuoco questa cosa, devo controllarla un poco. Comunque, New York Color. Ho acquistato questi ombretti. Ho messo questa luce per farvi vedere un po' la pigmentazione. Devo prendere una luce decente, ragazze. Allora, queste qua sono gli ombretti. E c'è un... Allora, questo c'è... Questo, scusate, questo è l'illuminante e questa è la base occhi. Che in una palettina, illuminante e base, per ombretto è difficile trovare, sinceramente. Neanche la Essence, se non sbaglio, l'ha fatta. Se l'ha fatta, scrivetemelo sotto, insomma, che vado a provare anche quella. E c'è un viola scurissimo, un borgogna, un lilla e un beige. Hanno un'ottima pigmentazione tutti quanti, vi faccio uno sboccino. Tanto questa luce del caspita non permetterà di vedere nullo. Questi sono, vedete, la scrivenza. Aspettate. Ecco. Cioè, vedete come sono ridotta. Comunque, questo è il beige, questo è il lilla, questo è il borgogna e questo è il viola scurissimo. E hanno all'interno tutti dei brillantini, delle pagliuzze oro, davvero davvero bello. L'ho pagato, se non so se ve l'ho detto, 4,99 euro. E sinceramente un ottimo prezzo, anche perché all'interno troviamo sia l'illuminante che il primer. Ovviamente sono da provare per vedere se sono validi, insomma. Lo proverò e mi sa che vi farò anche un tutorial su questa palettina, perché mi ha piacevolmente colpita. Aspettate che vorrei pulirmi un attimo le mani. Vabbè, andiamo avanti. E poi ho comprato sempre da Acquasapone questa crema Noci di Karité crema corpo idratante con il 98% di ingredienti naturali ed è della Intra, che è una marca che non ho mai sentito. Se l'avete provata fatemi sapere com'è, anche perché questa l'ho presa perché è una crema idratante, dato che la mia pelle sta diventando squamata, non mi riesco a spiegare il motivo. L'ho acquistata proprio perché mi occorreva una crema idratante. E qua dice: la nostra filosofia Intra alla natura dentro, ingredienti naturali, qualità e sicurezza dei prodotti, rispetto per l'ambiente sono i valori in cui ci ispiriamo. In sintonia con la natura, le creme per il corpo Intra contengono più del 98% di ingredienti di origine naturale, di facile assorbimento e piacevoli da massaggiare, accarezzano la pelle rendendola
morbida e vellutata. La crema corpo noci di karité è formulata con puro burro di karité, che ha un odore che io adoro perché già avevo provato dei campioncini di Bottega Verde e mi piaceva moltissimo l'odore. Infatti pure questo è un odore buonissimo. Noto fin dall'antichità per le sue valenze cosmetiche, nutre e idrata le pelli secche e disidratate, tipo la mia che è squamata, e restituendo elasticità e setosità. Speriamo bene, vi farò sapere, insomma, che tra l'altro ho provato l'olio di Moroccan Oil. Ci credo che la gente si scannava, ragazzi, è fenomenale. Cioè, è fenomenale, mi sono fatta la piastra che non ho capito bene come si usa, la stava scritto capelli umidi, asciutti. Vabbè, l'ho messo. Praticamente i capelli, sai, quando vi fate la piastra, anziché si brucia, esce quel fumo, si sente quella puzza con quell'olio, ma fa una piastra proprio i capelli morbidissimi, davvero davvero ottimo. Cioè, se avete la possibilità di acquistarlo nella vostra città, che è un parrucchiere, fornitore per parrucchiere, acquistatelo, anche ve lo consiglio perché è ottimo. Nella mia città il mio parrucchiere non lo tratta, devo vedere da fornitore per parrucchiere, ma è difficile. E su internet quanto costa? Là c'erano le promozioni, però sinceramente comunque mi voglio pulire un attimo le mani perché vi voglio far vedere un acquisto che con il make-up non c'entra nulla. Come vedete, questa è la scrivenza dei vari ombrettini. Sono comunque shimmer, nessuno è matte. Questo qui è un acquisto che non c'entra nulla con il make-up. E praticamente, scusate un attimo. Allora, questa qui I Love Shopping, giusto per ricordarmela, insomma. Scusatemi un attimo. Allora, rieccomi qui, vi stavo facendo vedere la maglia che l'ho acquistata in un negozio della mia città, l'ho pagata 7 euro, molto carina, vedete, più corta davanti e lunga dietro. Questo negozio qui è Energy. E niente ragazze, volevo ringraziare la Crimuzza per essersi iscritta al mio canale, mi ha fatto davvero piacere, e anche i commentini che mi ha lasciato sotto il video del Cosmo Prof, mi ha fatto davvero tanto piacere, e tutte le ragazze che si sono iscritte ultimamente al mio canale. Vi mando un bacio, vado a vedermi le Iene e spero che mi hanno tagliato perché ragazze ho fatto una figura di merda esagerata. Se vedete una pazza con gli occhiali, i capelli ascellati, sono io, non ci fate caso, insomma, perché veramente non sapevo che dire, poi tra l'altro hanno offeso il mio povero amore, ha detto come fai a stare con questo essere, il mio amore è tutto offeso così. Vabbè, vado a vedere le Iene, ragazze, un bacio e al prossimo video.